Questo è il nostro campus. È da più di 20 anni che in questi vigneti facciamo ricerca e sviluppo per migliorare la nostra metodologia di potatura. Oggi c'è un vento molto forte e la bora che arriva da Trieste. Vado a fare gli ultimi tagli della stagione. E ora vi faccio vedere una riconversione. Queste piante erano allevate a cordone speronato e poi le abbiamo trasformate a guyot unilaterale. Questa porzione di legno secco che vi sto indicando è la testimonianza dell'esistenza del vecchio fusto o tronco che più di 16 anni fa abbiamo sostituito con un percorso di riconversione formando una nuova pianta. Abbiamo dunque lasciato una porzione di legno di rispetto o moncherino per ridurre l'effetto del cono all'interno del legno sano, e questo è accaduto più di 16 anni fa. Adesso è completamente secco, dunque potremmo anche tagliarlo volendo. Lo lasciamo per una testimonianza didattica di questo tipo di lavoro e per una serie di studi e osservazioni che sono in corso. Seguendo poi il lavoro della riconversione, abbiamo dunque riformato il fusto o tronco della pianta e ci siamo adattati alle esigenze individuali, alla morfologia individuale, perché se sai tagliare ti adatti alle caratteristiche del singolo individuo. In questo caso vedete che non ci sono le due uscite alla fine del tronco, ma c'è un'uscita sola. E dunque la ramificazione è avvenuta da un lato solo, in asse con il filare. È fantastico e guardate come il cammino della linfa è stato perfettamente regolato nello sviluppo, nel rispetto della direzione dei tagli che sono stati fatti dall'alto verso il basso, rispetto al cammino della linfa che vi sto indicando con la mia mano. E guardate dove arriva la mia mano su questo tralcio, che mi dà la naturale continuità per la regolazione dello sviluppo dell'uscita. Vado a fare subito uno sperone guardando sempre la prima gemma rivolta verso il basso. Potevo guardare questa più una e fare uno sperone così corto, oppure guardare quella che ho preso come punto di riferimento più una e fare uno sperone un po' più lungo. Ho lasciato una porzione di rispetto abbastanza lungo. Poi vado ad eliminare il capo a frutto che ha prodotto, ma prima di fare quello verifico che il tralcio per la produzione di quest'anno sia a posto. È lui ed è in perfette condizioni sia come vigore che tutto il resto. Allora posso procedere alla eliminazione del capo a frutto. Guardate, l'anno scorso è stato lasciato una porzione di legno di rispetto o moncherino che adesso ormai è completamente secco. Infatti si può notare come ormai il legno si sia completamente seccato, come potete vedere. A questo punto non vado a fare un taglio in questa posizione perché provocherei un grande cono di disseccamento all'interno del legno sano, ma faccio ancora una volta un moncherino tagliando su legno di 2 anni in questo modo, lasciando ancora questa porzione di legno di rispetto, e a questo punto ho il mio tralcio che andrò ad utilizzare per la produzione dell'annata. Lo sto pulendo dai vitici e delle femminelle. La lunghezza, come sempre, è in funzione del vigore. Procederò poi alla piegatura del tralcio stesso ed ho un guyot unilaterale con un'uscita di una morfologia, fantastica.